La saluto e la ringrazio, Presidente, saluto a tutti, in particolare il Sindaco, dove onestamente sono felice di rivederlo, proprio perché so che ho da fare con un Maradona della politica, su questo non c'è dubbio. E volevo dire ad alta voce, lo dico sinceramente, con tutto il pathos, che lei oggi questo confronto l'ha vinto, signor Sindaco. Lo possono scrivere i giornali che moltissime volte denigrano la sua persona o millando assurdità. Lei questo confronto oggi l'ha vinto. Ora, sa benissimo le diverse accademie che io ho frequentato, accademie di alto prestigio, che comunque mi hanno consentito di imparare tanto. Sicuramente mi ricordo le parole del Cardinale Ravasi, quando disse in maniera massima umiltà, diciamo, lo stupido dice quello che sa, ma il saggio sa quello che dice. È chiaro, non è rivolto a me, è rivolto a colui che dice la verità. Perché cos'è la verità? La verità è una scienza analitica, caro signor Sindaco. È basato su dei dati oggettivi, dei dati concreti, e solo su questo. Lei ha presentato una bellissima relazione in cui ho fatto un'analisi, lei è un uomo colto, sa benissimo che analisi deriva dal greco analysis, che in qualche modo significa sciogliere le vele, e quindi ho sciolto le vele insieme a lei. Mi piace percorrere il nostro cammino, solcare questo mare dove lei in 10 punti ha tracciato delle rotte. Io credo che siano state tutte azzeccate. Lei nella premessa della relazione succinta la verità dicendo: io nel giugno 2013 sono stato eletto, e già sapevo che era una scelta quasi impossibile, che la città di Catania la conosciamo tutti, in particolare lei che già è stato protagonista, se non sbaglio, nell'89 e negli altri anni di essere sindaco della nostra città e dimostrare quel Maradona che dicevo io. Per cui dice giustamente, chiaramente dice, una città difficile è un progetto molto ambizioso. Anche perché, diciamolo con piena tranquillità di coscienza, abbiamo ereditato una macchina amministrativa che era affossata, era impantanata, era completamente immobilizzata, oltre perché c'erano problemi economici anche il personale, sappiamo tutti che comunque era un personale demotivato, ma soprattutto perché abbiamo ereditato un piano di riequilibrio, signor Sindaco mi consenta, che a mio avviso Stanganelli ha lavorato bene, riconosciamo gli meriti. Noi non ce l'abbiamo, non siamo contro nessuno, però in qualche modo, diciamo la verità, sono spuntati fuori decine di migliaia di debiti fuori bilancio che non erano stati inseriti nel piano di riequilibrio, quindi la macchina amministrativa e il nostro ente si è trovato ancora di più in difficoltà. E lei allora cosa ha proposto? Lo dico sempre come dati oggettivi, perché qualcuno vuole dire che questo che dico è falso e che quindi la relazione è falsa, però lo devo dimostrare. Catania, lei parla di un movimento di circa 1 miliardo, scusi, lo ripeto bene, 1.203.000.000 di euro, che grazie alla sua persona e al suo intervento, su questo non c'è dubbio, nessuno lo può smentire, arriveranno a Catania attraverso il patto per Catania, 780 milioni, 280 milioni il patto della Sicilia, i fondi PON saranno intorno ai 30 milioni, 42 milioni di fondi FES, insomma 1.203.000.000 di euro. Io vorrei dire a qualcuno che vorrebbe magari prendere il suo posto oppure immaginare attraverso puerili illusioni di poterlo sostituire, vediamo chi finora ha ottenuto tanto. Ma dico, questo è solo l'inizio, proprio perché leggendo la prima pagina, io ho studiato arte, mi è sembrato un po' il giudizio di Michelangelo, quando c'è il Cristo che scende nella sua parusia e salgono tutti gli eletti, proprio perché dico, è sceso il mondo, il presidente Giorgio Napolitano, il presidente Renzi, il ministro De Rio, la Boldrini, il presidente Grasso, ma per chi sono scesi questi signori? Per chi? Se non per la sua persona. Diamolo a Cesare quello che dice Cesare, lo scrive il giornale quello che sto dicendo, ma non perché lei ha citato Adriano, perché questa è la verifica verità. E andando avanti, lei ha parlato nella sua relazione di una città
dice giustamente: io sono il presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI. Qualcuno vuole smentire, però quelli che l'hanno votato, i 5 Stelle, sono tutti ignoranti, tutti stupidi, perché hanno puntato su una persona chiaramente così, tanto perché lei faceva simpatia. Io sono il capo della delegazione italiana del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Voglio dire, è un comitato importante questo, un comitato che sceglie le sorti anche dei finanziamenti europei. Lei mi deve smentire se sto sbagliando. Tanto che la città di Catania è stata scelta come sede di Frontex del 2016, ma dico a caso, è successo a caso. Certo. Quindi abbiamo avuto due conferenze nazionali sulla mobilità sostenibile. Dico, io chiamo alla ragione tutti coloro, i millantatori della verità, i cosiddetti sofisti. Catania, città del lavoro e dello sviluppo. Certo, lei non è l'ufficio collocamento, lo ricordava bene il mio collega, ma tuttavia con questo 1.203.000.000 di euro si potrebbero avere, come dice lei, migliaia e migliaia di posti di lavoro. Su questo non c'è dubbio. Oltre all'investimento di Carlo Bozzotti, presidente della Microelectronics, dell'ST, dico, altri investimenti per chi? Lo sappiamo tutti le relazioni che la signor Sunni, sappiamo tutti che lei è un uomo importante, su questo non c'è dubbio. Dico, città giovane, è vero che abbiamo consentito di istituire la scuola superiore omino comprensiva di Librino, oltre agli numerosi investimenti per mettere in sicurezza le nostre scuole. Certo, c'è un progetto ambizioso, che io credo che lei ci riuscirà, signor Sindaco, lo dico qua, mi scommetto personalmente, cioè quello di fare un campus universitario nel vecchio ospedale di Torre Emanuele. Poco fa il collega Lanzafame diceva che molti stanno partendo, forse era un po' distratto, perché lei l'ha promesso questo e sono sicuro che lo otterrà, perché già l'opera di smantellamento dell'ospedale è stata attuata. È chiaro che un campus universitario all'interno della nostra città darebbe non solo prestigio ma anche numerosi posti di lavoro, perché si aprirebbero B&B, si andrebbe a riqualificare la zona di via Bluscito. Poi ha parlato di città accogliente, lo scrive nei giornali. Chi è che ha fatto attraccare di nuovo le navi da crociera nel nostro porto? Chi l'ha firmato un accordo a Genova? Sicuramente non Francesco Rete, il sindaco, insomma. Poi lei ha parlato in particolare dei musei. Qualcuno vuole smentire il risultato del Castello Rossino, della, come dire, dei visitatori della mostra, di Cito una di Picasso, una mostra straordinaria, sono stati aperti tutti i saloni del Castello Rossino, che era stato completamente chiuso, oltre chiaramente tutti i teatri, su questo non c'è dubbio, e oltre che siete riusciti anche per quanto riguarda diciamo la mostra egizia del Museo Egizio a farla riunire a Catania, che sicuramente avverrà presto. Dico, tutti dei risultati straordinari, su questo non c'è dubbio, ma io mi volevo anche fermare in particolare nella città solidale. Qua c'è l'assessore Villari, perché questo è il momento della verità, come diceva San Giovanni Paolo II, verità splendida, signor Sindaco. Qualcuno vuole smentire che il vecchio piano di riequilibrio prevedeva la chiusura degli asili nido, che noi abbiamo salvato? Qualcuno vuole smentire che dopo 23 anni di assenza di regolamento dell'ASACOM, che tutti sappiamo che è per i bambini disabili o meglio con disabilità, questa amministrazione l'ha data dopo 23 anni, qualcuno vuole smentire? Qualcuno vuole smentire che abbiamo preparato un regolamento sui servizi sociali che c'è pronto per andare in aula? Io credo nessuno può smentirlo. Certo, sicuramente c'è tanto da fare, anche sulla città sicura, sindaco, questo mi rivolgo a lei. Quando parlo di una città sicura, io sono convinto che lei nel suo DNA abbia, come dire, il protocollo della legalità, questo non c'è dubbio. Però qui volevo dire qualcosa, c'è tanto da fare sul discorso della sicurezza, della legalità. Io ho presentato un ordine del giorno che non so dove sia abissato, nei meandri, non so di quale logica, che prevedeva, vorrei che lei, essendo anche sindaco, non so, sto dicendo troppe cose, ma è la verità, della città metropolitana, se ne facesse carico. In particolare di inserire degli stalli nella zona della playa, delle strisce blu, per, come dire, contrastare tutta una serie di fenomeni
che tutti siamo a conoscenza, voi che si chiamano malavita o delinquenza, con una tariffa agevolata. Diamolo questo segnale, signor Sindaco, se ne faccia carico, per favore. Potrei continuare da qua a domani mattina delle cose che ha fatto lei, signor Sindaco, lo dico sinceramente, non lo dico perché io sono di maggioranza o perché la voglio elogiare, perché mi hanno insegnato che l'umiltà è una cosa importante. Io quello che spero, lo dico sinceramente, che lei non si stufi, non si stanchi, lo dico di cuore, di questi continui attacchi, di queste malagerie anche che applicano qualcuno che dovrebbe avere il senso della realtà, e non aggiungo altro. Io spero che lei continui fino all'ultimo e ci dia la possibilità dei prossimi 5 anni. Lo dico sinceramente, perché, e concludo così, la reputo un gigante. E come diceva Bernardo de Chartres, noi possiamo essere solo dei nani sulle spalle di giganti, che lei ci può consentire di vedere più avanti. Di vedere quella città, non tanto una città di Adriano che ha citato lei, che è una città importante, una città buona, ma direi anche una città di Sant'Agostino, nel suo De Civitas Dei, che oltre ad essere buona è anche bella e giusta. Grazie. Grazie consigliere Petri, è iscritta a parlare consigliere Mastrandrea, a facoltà.